Dopo 20 anni senza terapie specifiche, c'è finalmente un nuovo farmaco per il trattamento della malattia renale cronica, che è stato appena approvato dall'AIFA, il dapagliflozin. Questo farmaco, nato per curare il diabete, si è dimostrato che può rallentare l'entrata in dialisi anche di 10 anni in pazienti affetti da malattia renale cronica allo stadio 2-4 con albuminuria e con fattori di rischio noti come diabete, obesità, ipertensione o problemi cardiovascolari. Ne parliamo con il professor Luca De Nicola. Professor De Nicola, cos'è la malattia renale cronica e qual è la prevalenza della patologia? Inoltre, quanti sono i pazienti che non sanno di avere la patologia? Allora, la malattia renale cronica è una delle principali malattie cronico-degenerative, come disse, tipo il diabete, l'ipertensione arteriosa, ed è una malattia che comporta lentamente la perdita della funzione renale. E purtroppo i due effetti finali sono o la premorienza, cioè che i pazienti muoiono prima del tempo, quindi un accorciamento dell'aspettativa di vita, oppure quando tutto va bene entrano in dialisi. La dialisi significa fare 3 volte alla settimana una seduta che dura 4 ore attaccate a una macchina. Oggi noi abbiamo 850 milioni di pazienti in tutto il mondo. In Italia si parla di un... dipende dalle casistiche, dal 3 al 6 al 10 dal 7 al 10% della popolazione, quindi stiamo parlando tra i 3 e i 10 e i 6 milioni, tra i 3 e i 6 milioni di pazienti con malattia renale cronica. Il problema grosso che abbiamo in nefrologia è che la malattia è una malattia sintomatica. Ed essendo una malattia sintomatica fino alle fasi avanzate, il paziente non è consapevole di avere questa malattia. E c'è anche una ridotta sensibilità da parte del mondo medico rispetto a questa patologia. Per cui quello che noi oggi vediamo è che solo il 20% dei pazienti con malattia renale cronica sa di avere questa malattia. E anche quando si fanno gli esami di laboratorio, la diagnosi è sottostimata. Addirittura si pensa che il 77% è stato stimato con uno studio internazionale che il 77% dei pazienti con malattia renale cronica non riceve una diagnosi di insufficienza renale e quindi può essere avviato ai percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione ottimale. Dapagliflozin è il primo farmaco con indicazione specifica in scheda tecnica per la malattia renale cronica. Quali sono i principali benefici in termini di efficacia per i pazienti? Allora, il dapagliflozin dovrebbe diventare uno standard of care, come dicono gli anglosassoni, cioè uno standard di cura. Innanzitutto perché riduce, l'unica glifosina che è stata dimostrata ridurre del 30%, il 31% per essere precisi, la morte da ogni causa in questi pazienti con malattia renale cronica. Inoltre riduce di circa il 40% la progressione verso la dialisi. E che cosa significa ridurre il 40%? Significa che dalle stime che possiamo estrapolare da questi trial pubblicati su New England, quindi di grosso spessore, significa che noi possiamo evitare la dialisi fino a oltre 10 anni rispetto allo standard attuale, che è rappresentato dagli ACE inibitori, dagli antagonisti recettoriali dell'angiotensina, della dieta. Quindi l'aggiunta di dapagliflozin consente proprio di evitare per oltre 10 anni la dialisi, e questo ovviamente è facile dirsi che è un miracolo della scienza. Quali sono gli esami di screening a disposizione dei pazienti a rischio di sviluppare la malattia? Lo screening è di una banalità infinita, perché si basa su 2 esami. Un prelievo di sangue per dosare la creatininemia, quindi 80 centesimi, e un esame dell'urina per vedere se c'è albuminuria. E anche qui stiamo parlando di 70-80 centesimi, quindi è a basso costo lo screening. In chi va fatto soprattutto? Questo è il punto importante. Va fatto dai medici di medicina generale in tutti i pazienti che sono a rischio, ossia ipertesi, diabetici, obesi, gli anziani e i cardiopatici. Nel momento in cui abbiamo una creatinina superiore a 1,5, che corrisponde a uno stadio 3 di malattia, quindi uno stadio intermedio, dove la malattia è ancora responsabile al trattamento, quando abbiamo nell'esame dell'urina la presenza di albuminuria, la famosa crocetta,
Beh, questo è il momento in cui deve essere coinvolto il nefrologo, perché è il nefrologo è lo specialista di riferimento di questi pazienti e quindi essere trattato in maniera ottimale.